Ok, vi spiego che cavolo è successo qualche settimana fa, ormai sono 3 settimane che è successo e praticamente ho ricevuto una querela. Rido per non piangere. E praticamente cosa è successo? Ero attaccato al computer che stavo lavorando e ad un certo punto suonano. Apro. Chi è? Apro ed era il postino con una raccomandata, dovevo scendere per filmare, ho preso su sta lettera. Vado in casa, apro la lettera, aspettate che attacco il telefono sul cavalletto e mi metto in una posizione comoda per parlare, quindi... Ok. E niente, porca miseria. Ero lì, apro la lettera e mi arriva sta querela, oscena, maledetta. In cui praticamente succede che io qualche settimana fa, anzi ormai un paio di mesi fa, anzi ora sono 3 mesi perché era dicembre, avrei parlato male di GoPro in uno dei miei video. A parte che vi sfido a trovare un video sul mio canale in cui parlo male di GoPro, ma vabbè. Mi è arrivata appunto questa lettera dal mio avvocato in cui diceva che ho ricevuto una querela. Sono stato querelato da GoPro in quanto in uno dei video che ho caricato in dicembre avrei parlato male del brand associandolo a delle situazioni che non erano per loro valide, nel senso non potevo comparare o comunque affiancare il brand di GoPro a questa situazione che ho descritto nel video. E vabbè, se vi state chiedendo qual è il video, praticamente il video è quello della borsa di GoPro che è arrivata dall'Australia. Vi ricordate che vi avevo detto che comunque era una borsa che nessuno conosceva e probabilmente li ho fatti un po' arrabbiare perché nessuno conosceva GoPro, cioè nessuno conosceva quella borsa e tra l'altro anche la stessa assistenza di GoPro al telefono mi disse no, noi non abbiamo mai sentito parlare di una borsa del genere, qui in Europa non c'è. Quindi la borsa arrivava dall'Australia e boh, sarà. Era un discorso che non gli è piaciuto e quindi mi hanno querelato e ho preso provvedimenti con il mio avvocato e mi fa: Ascolta, Max, facciamo così. Rispondiamo con una controquerela e scriviamo che insomma, per il 1º d'aprile. Bisogna approfittare del pesce d'aprile per fare uno scherzo a tutti quanti i tuoi follower. Quindi, ragazzi, ci siete cascati tutti. Mi avete inondato di messaggi su Instagram chiedendomi che cazzo fosse successo. Era una stupidata. Però sono contento di averla messa qui su YouTube. Ragazzi, era solo uno scherzo. Ah, e visto che ho appena girato il video e ho appena ricevuto questa notifica, vi devo assolutamente far vedere. Che cavolo è successo sul mio canale? Guardate. Aspettate che carica. Lo conoscete questo video qua? L'ho caricato settimana scorsa. Guardate un po' tra i commenti. Oh. E voilà! GoPro mi ha scritto e ho vinto l'Home Pro Challenge Award. Devo mandare il video. Ragazzi, che figata!